Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano e ovviamente buonasera a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati benissimo. Allora Marco, eh, diciamo che abbiamo preso spunto da alcune situazioni che si sono verificate questa, questa settimana per dare il titolo della, della puntata di oggi e vabbè, insomma alcune si sono anche concluse in maniera carina altre sono rimaste in sospeso ma che diciamo abbiamo preso spunto un po' da alcuni commenti che uh, che sono giunti in, uh, nelle, insomma, sotto ai, uh, ai video che abbiamo fatto la settimana scorsa e, e quindi insomma Abbiamo deciso, vabbè, l'avevamo già annunciata questa, questa puntata, ma uh, insomma, diciamo che abbiamo deciso di farla oggi per quello. Um, e quindi parliamo di giudizio e magnetismo, che sono due caratteristiche antitetiche che riguardano gli esseri umani. Allora. Io ho messo in descrizione eh, questa frase, cioè che il giudizio è l'opinione che frena l'evoluzione eh, personale, quindi individuale. Ma vorrei prima di tutto, insomma, andare a vedere anche cosa significa giudizio e cosa significa invece eh, magnetismo. Beh, eh, giudizio deriva, se andiamo a vedere il dizionario etimologico, deriva da due parole: dal dente, come sappiamo tutti, deriva dal dente. <ride> esatto. D'altronde, <ride> eh, insomma, da qualche parte doveva prendere origine. E. E quindi deriva da queste due parole che sono ius e dicere. Ius, che significa diritto, legge e giustizia, e dicere ovviamente significa uh, dire. Mentre per quanto riguarda il magnetismo, beh, è, deriva ovviamente dal termine magnete, che rappresenta, secondo me, questo è un aspetto interessante, una serie di fenomeni. Eh, ovvero eh, quelli che vengono definiti come fluido magnetico animale e viene detto così perché è, è una comunicazione che, che eh, si verifica da un individuo, individuo all'altro e cosa accade? Questi due individui si attraggono, si attraggono esattamente come fa una calamita, come fa un magnete. E di solito presenta anche dei fenomeni insoliti e, e, per alcuni aspetti, anche cosiddetti meravigliosi. Quindi, questa è la differenza, innanzitutto, tra quello che è un giudizio e quello che è il magnetismo. Perciò, direi che, siccome abbiamo anche inserito in locandina nel titolo che ovviamente sono inversamente proporzionali, noi capiamo un aspetto interessante che più giudichiamo meno siamo magnetici. Più siamo magnetici, significa che più siamo usciti da quel loop nel quale il giudizio ci fa, eh, ci fa entrare, perché comunque. Il giudizio è una di quelle caratteristiche che viene definita nei percorsi, insomma, di crescita personale come la via verso la, uh, la santità. Perché chi veramente riesce a uscire dal giudizio in realtà vive la vita per ciò che è, riesce a uh, percepire la realtà dei fatti, perché in realtà il giudizio è sempre qualcosa di personale. Infatti si dice sempre lasciate che giudicare sia la divinità. La divinità cosa significa? Non è il, il Dio come viene inteso in senso religioso, ma la divinità è quella parte di ognuno di noi che è... Fuori da qualsiasi aspetto di etica e di morale, perché ricordiamo che l'etica e la morale sono comunque eh, caratteristiche che riguardano gli esseri umani, e che è tutta una serie di regole che gli esseri umani, appunto, hanno dovuto inserire per poter, mh, diciamo, condividere degli spazi, delle eh, situazioni insieme e sempre in descrizione eh, di, di questo video de, della serata ho messo appunto questo aspetto che mm, il giudizio deriva appunto dalla, dalla nostra mente e la nostra mente che come abbiamo detto più volte mente ovviamente si parla de, di una m minuscola perché la mente con la m maiuscola ovviamente è la uh, l'aspetto all'ottava superiore di quello che è il nostro intelletto eh, ma tornando alla m minuscola eh, diciamo che dà continuamente giudizi cos'è un giudizio un giudizio è metterci sempre qualcosa di personale quando eh, si fa la constatazione di qualcosa ovvero bello brutto bene male cattivo eh, e buono eh, Tutta, è tutta una serie insomma di mm, aspetti con tutte le proprie, eh, con tutte le sfumature, poi della, mm, del caso. Il giudizio quindi è una sentenza, è una sentenza che spesso deriva da qualcosa di incomprensibile. Perché? Perché noi non abbiamo, uh, non comprendiamo uh, quell'aspetto in ogni sua uh, caratteristica in ogni sua sfumatura ma semplicemente uh, lo conosciamo uh, per uh, quella che è la parte di superficie quello che si presenta ai nostri cinque sensi e allora perché giudichiamo beh perché è più semplice più facile anzi direi perché Uh, andare a comprendere in profondità cosa accade o cosa c'è eh, in profondità uh, riguardo quella persona o riguardo quell'evento o anche un oggetto, un oggetto stesso, beh, richiede tempo, richiede energie e quindi è meglio dare una sentenza, un giudizio e almeno ce la caviamo. Così, insomma, in maniera molto, molto più semplice. Cioè, inconsciamente noi scegliamo sempre quella che viene definita la via più semplice, ovvero eh, quello che nel Vangelo di Matteo si dice: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione. Beh, noi in realtà, quando giudichiamo, stiamo semplicemente scegliendo la via larga, ma eh, senza. Uh, focalizzarci sull'altro aspetto cioè la perdizione e, e invece è la parte più, più importante perché la perdizione cosa significa? Beh significa innanzitutto che noi stiamo perdendo noi stessi noi uh, perché uh, in realtà stiamo perdendo noi stessi stiamo perdendo le nostre basi stiamo perdendo la capacità e la facoltà di eh, libero arbitrio stiamo perdendo eh, la capacità di rimanere presenti di rimanere nel qui e ora e quindi la capacità di osservare la realtà per ciò che è eh, voglio fare un attimo un esempio prima di passarti la parola marco che è un po cosa significa per esempio Um, descrivere oggettivamente un evento e quindi non giudicarlo? Beh, per esempio uh, lo vediamo in un incidente stradale. O incidente stradale, cosa fa il testimone? Il testimone racconta i fatti così come vengono. Cosa significa giudicare? Beh, quello è stato un deficiente, quello è un cretino, quell'altro si è comportato così, eh, ecco quello è il giudizio. Ok? Cioè quando tu dai qualcosa di personale e quindi già insomma ho dato anche una differenza tra una constatazione dei fatti e invece un giudizio. Cioè constatazione dei fatti è eh, la macchina blu arrivava da destra, la macchina rossa arrivava da sinistra. La macchina blu voleva svoltare e, eh, e le due macchine si sono scontrate. Questo è un po', adesso semplificando ovviamente eh, la cosa. E invece, eh, appunto, per eh, ripetermi, eh, è come dire, quello della macchina blu, quel cretino della macchina blu si è scontrato con quello della macchina rossa. Ecco, questo invece è un... Uh, è un giudizio marco io mi fermo qua intanto con uh, il primo aspetto e voglio sentire un po', un po te ma allora è interessante soprattutto quest'ultima parte che dicevi mi, mi ha acceso diverse lampadine nel senso che a me piace molto guardare uh, ti vedo molto più illuminato marco sì si sì, ho acceso una lampadina <ride> in più <ride> Poi io sono riflettente, quindi rifletto molto, diciamo, nella mia giornata rifletto molto <ride> in tutti i sensi. E diciamo, a me piace molto lo studio e eh, il funzionamento, il capire anche come funziona la, la mente umana e quindi. Uh, mi guardo sempre con molta gioia tutti i vari documentari sullo studio della mente umana, leggo libri e diciamo che una delle cose che ormai è scientificamente ed empiricamente provata è proprio il fatto che la cosa più inattendibile, per esempio in un processo che tende a giudicare, siano i testimoni oculari, che sembra una cosa... Assolutamente controintuitiva perché dici: Ma se io, una persona che era lì, una terza parte che quindi non c'entra niente, non ha interesse a dirmi che una ragione e l'altra ha torto e ha visto il fatto, beh, meglio di così, più sicuro di quello, che ci deve essere? Ecco, in realtà, storicamente, se c'è una cosa che è assolutamente inattendibile è il testimone oculare e, e come si spiega però questa roba, appunto apparentemente senza senso perché messa così non ha tanto senso il fatto che possono e quasi sempre lo fanno subentrare le emozioni quindi come dicevi tu Serena ognuno poi ci mette o ci toglie il suo quindi eh, la scena eh, l'avvenimento è uno però poi ognuno di noi in base all'emozione che è contingente, soprattutto se è un evento inaspettato, appunto che ne so, un incidente, eh, una rapina, un omicidio, o comunque un qualcosa che non a caso di solito tende a stimolare sentimenti di paura, che sono i più illusori, e questo ci dovrebbe far riflettere molto sugli ultimi anni e perché. Si spinga sempre così tanto l'acceleratore sulla paura e su tutto ciò che è crisi, quindi su tutto ciò che può far paura, finita una ne inizia matematicamente un'altra. E, e, e il motivo per cui sono totalmente inaffidabili è questo: che ognuno interpreta, vede, memorizza e di conseguenza poi racconta quell'avvenimento che ha visto, non in malafede. Quindi dici tu ci metti il tuo giudizio e quindi mi racconti solo quello che ti conviene perché vuoi che io emetta quella sentenza? No, in realtà è proprio una questione inconscia. Quella persona eh, è assolutamente convinta di dire la realtà, ma hanno provato a fare anche degli esperimenti in diretta su, per esempio, un incidente. Ovviamente hanno organizzato prima quindi con una macchina che improvvisamente sbuca dal nulla ne c'entra un'altra e scappa via senza che i, i, le 10-15 persone presenti fossero informate. Bene, su 10-15 persone ci sono dalle 13 alle 15 versioni differenti sul modello della macchina, sul colore della macchina, su a che velocità andava, da dove arrivava. Eh, se quando è scappata via è partita veloce o è partita piano. Paradossalmente sono tutti in disaccordo, ma perché ognuno ci ha montato su poi un pezzettino di giudizio, ci ha messo sul suo giudizio, ci ha messo sulle sue paure, ci ha messo sulle sue emozioni e quindi probabilmente quello che ha avuto tantissima paura ha avuto la percezione che quell'evento sia durato un'infinità perché gli sembrava non finisse mai quello che invece è riuscito a essere un po' più distaccato l'ha visto per quello che era la macchina è arrivata ne ha centrata un'altra ed è scappata via il colore è anche lì nella mente abbiamo degli abbinamenti tra emozioni avvenimenti e quindi magari ognuno ci cioè ha poi tutti hanno visto logicamente il colore del, vero della macchina ma ognuno poi nella sua mente immediatamente è andato a sovrascriverlo magari con un evento Simile o comunque correlato, che aveva già nella sua mente, e questo ci fa ragionare tanto penso su quanto sia difficile, se neppure di fronte a una cosa così, tra virgolette, banale oggettiva come vedere un fatto e raccontarlo dieci minuti dopo. Cioè, quindi neanche dici: Vabbè, nel frattempo, chissà quali film mi sono fatto nella testa, eh, sono andato a letto, ho dormito, ci ho fatto un sogno e quindi me lo ricordo. Di... Cioè, Lì succedeva e dieci minuti dopo chiedevano di fare un resoconto con delle domande banali. Quindi, ripeto: colore della macchina, modello, velocità, queste robe qui. E questo ci dovrebbe intanto far capire quanto siamo tutti noi eh, soggetti a, a, a possibile fallimento in questo ambito. Quindi, avere sempre molta prudenza quando. Soprattutto quando si è strasicuri di qualcosa, cioè quello è il momento migliore in cui di solito si prende una cantonata e, e quanto poi ci, ci renda tutto questo difficile anche riuscire a essere aperti in maniera tranquilla nell'ascoltare quello che può essere tutto il contrario di tutto, che è la differenza che dicevi anche tu prima, serena. Cioè, ovviamente se io sono già bello tranquillo e sereno, C ho già una mia versione preconcetta nella testa, diventa molto più facile. Io ascolto una persona che so che mi darà ragione, so che dirà esattamente quello che già penso, che già so, è semplicissimo, cioè, va giù che è un piacere, come si suol dire. Riuscire ad ascoltare 3, 4, 5, 6 persone che la pensano magari in maniera completamente diversa soprattutto senza farsi scattare l'embolo perché poi eh, l'ascolto fino a se stesso cioè giusto per poi riuscire a inveire e fare quelli che avevamo chiamati 5 minuti di odio è facile anche quello riuscire ad ascoltare una persona anche e soprattutto quando non si è d'accordo eh è un bel esercizio invece quello è molto più utile anche perché io questa cosa la dico spesso, cioè non è detto che magari in un'ora di ascolto verso una persona sul quale teoricamente io non condivido nulla di quello che sta dicendo, anche solo statisticamente, magari me la dirà una frase che mi farà venire in mente un pensiero, una riflessione, una qualsiasi cosa che mi spinga a dire, beh però su questa cosa qui effettivamente io fino adesso l'ho pensata così però c'è anche questo aspetto, e, e quindi è quella, la, 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 vabbè. e chiudo serena conosce il mio approccio quando mi dicono questa cosa è impossibile, quindi io mi metto, provo ad attaccarla da tutti, da tutti gli angoli possibili fino a che non trovo un modo per poterla fare, cioè è un approccio mentale che può essere faticoso volendo, perché uno dice che fatica, cioè per ogni cosa devo, però è bello. È Bello, cioè, da, da soddisfazione, lo posso assicurare. Diventa una sfida. No, sì, sì, sempre, sempre. Anche lì, una sfida in positivo. Cioè, certo. se, anche lì, ho visto molto eh, la famosa diatriba. Anche che c'è sul termine della competizione: cioè, la competizione non è male in valore assoluto. Gli sportivi, come forse avevamo detto un'altra volta, competono. Ma non è che competono in maniera tale che finita la gara sono morti tutti tranne uno, cioè competono in maniera tale che si confrontano su una cosa per un tempo determinato e con delle regole predeterminate, al termine del quale tutto ritorna esattamente come era prima, si stringono la mano, vanno a mangiare insieme, ecco, quella è una competizione sana. L'altra, un po' meno di quella del ne rimarrà soltanto uno, forse un filino meno. Marco, a me ha um, colpito un po' la parte che di in cui tu hai parlato di emozioni, no? Che questo, questo discorso che effettivamente. Uh, noi tendiamo spesso a uh, inserire le emozioni ai nostri punti di vista e questo sono, eh, tutto questo è dettato principalmente da un discorso legato alla paura, come dicevi poco fa mh, tu. È, mh, ma perché la paura? Perché la paura, come abbiamo detto più volte, noi abbiamo fatto alcune puntate proprio in relazione, non so se siano tre o quattro che ne abbiamo fatto, insomma, in relazione proprio questo, a questo aspetto. Perché la paura è una mancanza di conoscenza, che non significa una mancanza di ciò che io ho percepito con i miei cinque sensi in uh, un determinato momento, ma... Eh, mancanza di conoscenza, nel senso che mi mancano tanti altri aspetti, è quando noi vediamo o percepiamo le cose solo da una posizione eh, all'interno di, eh, di un ambiente. E, tutto ciò che genera la paura, ovviamente, è ciò che è sconosciuto alla nostra mente conscia, per, invece si trova nell'inconscio. E, e questo permette all'individuo stesso di evolvere, ammesso e concesso che voglia accedere alle informazioni della coscienza universale. Noi sappiamo per esempio che la paura crea sempre questa nube di inconsapevolezza tra l'individuo e l'esperienza che sta praticando, cioè è come se fosse tutto appannato e quindi risultasse impossibile vedere oltre quel vetro e quindi quando noi non vediamo bene la situazione non ce l'abbiamo chiara, infatti si dice proprio aver chiara la situazione, beh, noi abbiamo due scelte, cioè giudicare errato e pericoloso ciò che c'è dietro quel vetro. Oppure crearci occhi per vedere attraverso quel vetro offuscato. Cosa significa? Beh, andare a conoscere, andare ad approfondire la cosa, cercare di togliere appunto quell'aspetto personale, individuale e iniziare a rimanere nella realtà oggettiva. Mettere e... a fuoco, come si suol dire, altra dicitura, mettere a fuoco. Esatto. E, ma perché questo? Beh, eh, perché ne, eh, diciamo che tutti quanti eh, ne, eh, ne guadagnano, perché innanzitutto quando noi smettiamo di giudicare siamo meno spaventati, siamo meno arrabbiati perché eh, appunto eh, conosciamo di più, è come si diceva, è tutto più chiaro e, e quindi giudizio. E, um, e ovviamente informazione sono inversamente proporzionali. E, um, cosa significa questo? Significa che meno conoscenza noi abbiamo di una persona, di un evento, di una situazione, e maggiore è il giudizio che noi abbiamo nei confronti di tutto questo. E, oppure eh, se il giudizio non è maggiore beh maggiore è la sicurezza però con cui noi esprimiamo la nostra parte eh, soggettiva quindi noi continuiamo spesso e volentieri a giudicare in relazione delle informazioni che magari sono anche errate o incomplete perché? perché la nostra esperienza personale è quella noi spesso dovremmo chiederci, ma quello che io conosco è veramente tutto? Eh, perché c'è anche questa grandissima presunzione da parte di noi esseri umani, cioè che quello che conosco io è tutto. Cioè io so tutto, quindi ho perlomeno tutto quello che serve. In realtà magari c'è sempre qualche dettaglio che noi non conosciamo. In, eh, un altro aspetto particolarmente interessante del giudizio è che è particolarmente contagioso. Cioè, chi eh, è abituato a giudicare e um, ha fatto del giudizio la sua vita. Eh, tra questi ricordiamoci sempre che ci sono anche tutte quelle parti che riguardano magari i gossip. Ci sono quelle cose che eh, riguardano il creare dei piccoli circoli per prendere in giro qualcuno. Quindi eh, eh, maggiori sono appunto questi momenti di giudizio nella nostra vita e maggiore è la permeabilità della mente alle informazioni esterne. Quindi cosa significa? Che io non penso con la mia mente. E più la mia mente è permeabile a tutto questo, più io ricerco situazioni per poter eh, parlare della condizione che secondo me è quella vera. Quindi è contagioso perché? Perché tutti devono sapere che quello che penso io, che quello che dico io è verità assoluta. Che il mio giudizio è assoluto un po <ride> un giudizio universale ci abbiamo, abbiamo uh, come posso dire abbiamo La sindrome da giudizio universale <ride> esatto <ride> diciamo che l'abbiamo un po distorta questa questo concetto lo abbiamo un po deviato ecco questo sicuramente e allora come possiamo fare per uscire da questa situazione? Beh, Marco, quante volte l'abbiamo detto, basterebbe solo utilizzare il buon senso. <laughs> e quindi il buon senso è in primis: beh, io non ho tutte le informazioni. Quindi, magari, come dicevi tu prima, se ascoltassimo un po' di più, avremmo maggiori informazioni e inizieremo a uh, percepire la realtà sempre più. Vicina, cioè la nostra verità si avvicinerebbe sempre di più alla, eh, alla realtà. E quindi insomma, utilizzare un pochino di più la parte razionale, spesso e volentieri, invece che quella emotiva, beh, forse magari in questi casi può essere solo molto utile. Marco, sì, e soprattutto allenarsi ad usare una cosa relativamente semplice, appunto quel famoso buonsenso che poi è la logica, ci permette anche di trovare la misura quando ci approcciamo a un tema. Eh, tante volte sentiamo la, la diatriba fra eh, le, le, le due campane dove chiunque ovviamente deve giustamente poter esprimere la sua opinione mentre dall'altra parte altrettanto giustamente per alcuni versi è eh no deve parlare solo quello che è espertissimo di quella materia lì in realtà hanno ragione torto entrambe entrambe le parti come sempre perché il giusto sta nel mezzo mm, cerco di spiegarmi quando per esempio eh, non so penso che sia un'esperienza, comunque quasi tutti possono averli visti, i test per misurare il quoziente intellettivo, beh lì per esempio non è che ti chiedono la data della rivoluzione francese, dell'unità d'Italia, cosa dice al quinto verso la Divina Commedia, no, perché quella sarebbe memoria, cioè ti chiedono, ti, ti, ti stimolano e ti interrogano su qualcosa che ha un unico presupposto, l'intelletto, quindi quello di capire uno schema che ti viene proposto e di riuscire a dare una soluzione. Paradossalmente lo può fare poi, a vari livelli, ma lo può fare anche un bambino che non è mai andato a scuola, proprio perché si basa solo su quella capacità di ragionamento e di logica, che poi è quella che ha sempre animato oltre anche a una grande conoscenza, i più grandi filosofi di tutti i tempi, cioè si facevano delle domande si interrogavano usando una logica. Ecco, in questo caso si hanno questi due estremi. Perché dicevo sono giusti e sbagliati entrambi? Beh, perché se io mi mettessi qui questa sera a fare una disamina di come si fa, che ne so, l'asportazione di un rene, con tutta la logica del mondo, ma secondo me non verrebbe benissimo, diciamo, non sarebbe consigliabile seguire quello che, che vado dicendo. Perché purtroppissimo, o per fortuna, in questo caso no, non mi è mai capitato né di studiare come si asporta un rene, ma nemmeno di farlo. Eh, se invece magari uno mi dovesse chiedere, cioè, mi incontra e mi dice Guarda, tu ti visto in faccia vieni con me a te. guarda sono sicuro che ti fa bene se trasporto un rene subito magari pur non essendo un medico e pur non essendo un chirurgo potrei usare la logica e dire ma no guarda ti ringrazio ma sto bene come se avessi accettato rimaniamo così e che... eh, va bene così cioè e quello non è che mi può rispondere eh, ma tu cosa ne sai mica sei un medico ho capito che non sarò un medico ma l'ho capito e come dire, cioè, per capire che se mi butto dal balcone non andrà tutto bene, non è che devo aver studiato per forza ingegneria e, e il moto dei corpi, per fare i calcoli, cioè, posso capirlo cioè, mh, senza studi sull'aerodinamica e quant'altro, potrei arrivare a intuire che se mi butto giù dal balcone magari non va tutto bene, cioè, mettiamola così. Quindi ci sono... Degli aspetti dove è meglio che parli, chissà perché se devo progettare un'astronave, diciamo uno shuttle, magari la logica non, non mi è così eh, sufficiente. Eh, magari mi può aiutare a capire che i razzi è meglio metterli sotto e, 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 e non sopra che sparano verso il basso. Ma al di là di questo, poi la logica mi aiuta fino a un certo punto. Altra cosa è l'autocastrarsi, cioè l'autocensurarsi o l'andare oltre che è peggio. Cioè di solito ci si trova o con qualcuno che dice: No, io di questa cosa non, non posso parlare perché non, non ne so niente. Sì, va bene, ma avrai una logica, quindi non potrai magari entrare nel merito, ma se guardi ciò che ti sta intorno, che non vuol dire giudicare, vuol dire appunto constatare, vedere quello che ci circonda e soprattutto distinguere dove serve e dove no. Cioè eh, mh, prendere atto di una cosa e mettere insieme i pezzi mi può servire, per esempio, se devo prendere una decisione, ma laddove io una decisione anche volendo non la posso prendere. Perché mi devo sentire in obbligo? Come dicevi tu, Serena, che tutto il mondo debba sapere per forza come la penso, e non solo. Dopo che l'ha saputo tutto il mondo, devo anche mettermi nell'ottica e devo convincere tutto il mondo che sia giusto quello che dico io. Ma chi se ne frega? Cioè, ma ha diritto del mondo, pensarla come Diamine vuole! Cioè, non... Anche perché è brutto! Cioè, immaginiamoci da domani mattina di parlare e di incontrare solo persone che ci danno ragione che sono perfettamente d'accordo con noi non è piacevolissimo diciamo come abbiamo certo detto tante punto, volte basta uno specchio per quello cioè non, eh, non serve a un certo punto di diverrebbe abbastanza noioso insomma non ci sarebbe confronto non ci sarebbe evoluzione saremmo diretti in quella cosa invece che spesso combattiamo che è quello del pensiero unico di essere tutti standardizzati perché spesso e volentieri tra l'altro questa cosa Marco deriva proprio da quelle persone che dicono: È giusto che ognuno esprima le proprie idee, però poi, quando tu hai un'idea diversa dalla loro, diventano talmente integralisti che allora tu nonna, non meriti più l'attenzione che dovresti, che dovresti avere alla faccia di, <ride> di essere liberi poi eh, Vabbè, no, ma non tu è serena puoi eh. dire tutto quello che vuoi l'importante è che sia concorde a quello che mi hai sempre sentito dire cioè, poi per il certo. resto puoi dire quello che <ride> puoi certo. dire ciò che vuoi non è un problema come tu pensai io non <ride> ti dico mai sì a priori quindi <ride> Né a te, né a nessun altro, quindi, anzi, tutt'altro, come sai, anzi, non sono neanche molto sintetica quando facciamo delle discussioni. <ride> In questo senso ci andiamo a prendere per stanchezza. <ride> Beh, Marco, eh... Abbiamo detto che la parte opposta del, del giudizio è il uh, magnetismo, oppure insomma, lo possiamo anche definire l'influenza che si ha uh, nei confronti delle persone, che come abbiamo detto anche in puntate precedenti, influenzare le persone non significa manipolarle, anzi è tutt'altro, cioè significa proprio che c'è una risonanza e quindi c'è questo scambio comunicativo. Uh, di cui parlavamo, parlavamo prima, che magari non si riesce a capire, non si riesce a comprendere, ma c'è. E quindi appunto l'influenza è questa energia scambiata tra due o più persone, e uh, che significa far scorrere. Quindi c'è questo flusso. Far scorrere cosa significa? Che uh, le due persone, due o più, insomma, uh, stanno. In, real, in realtà comunicando non vi è un conflitto come quando invece c'è un giudizio, che il giudizio praticamente crea un muro tra, uh, tra le parti e quindi non c'è più un tentativo di, uh, di comunicare perché c'è un'imposizione, perché c'è un uh, come posso dire, uh, il giudizio è una sentenza, e sentenza è inderogabile Ecco, il giudizio è, è quello, mentre nell'influenza c'è proprio questa parte molto interessante che è quella di mm, scambiarsi delle opinioni, mettere insieme le informazioni che, eh, che si hanno per avvicinarsi sempre di più alla percezione della realtà per quello, eh, per quello che è e come avviene l'influenza e quindi... Quando è che una persona è particolarmente magnetica? Proprio quando riesce a comunicare. E la comunicazione può avvenire sia verbalmente sia semplicemente essendo presente. Perché ci sono persone che parlano pochissimo ma che in realtà sono molto uh, magnetiche. E perché sono così magnetiche? Beh, l'hai detto tu prima Marco. Perché ascoltano infatti noi siamo molto attratti da chi ci ascolta senza giudicarci ed è uno dei motivi per cui le persone vanno dallo psicologo oppure vanno intraprendono dei percorsi di coaching perché perché dall'altra parte c'è una persona che li ascolta senza giudicarli che consiglia senza imporre ed è un aspetto molto particolarmente fondamentale per l'evoluzione della persona. Perché? Perché nell'influenza, nel magnetismo, in realtà uh, viene, eh, eh, viene aiutata la, per la controparte a continuare a sviluppare il libero arbitrio, cosa che non c'è nel giudizio. E, e quindi c'è sempre questo aspetto di libero arbitrio che continua a venire fuori. Perché? Perché la parte fondamentale. Cioè noi in realtà ci siamo incarnati per due motivi. Cioè ci siamo incarnati sulla Terra, poi magari su altri pianeti, su altri sistemi solari o altre galassie, magari è diverso. Sulla Terra funziona così. Ci si incarna per due motivi. Per sviluppare l'amore incondizionato. E per sviluppare il libero arbitrio e diciamo che le due cose sono strettamente eh, collegate, anzi, diciamo che sono interdipendenti perché, più amo incondizionatamente, più sviluppo libero arbitrio, più sviluppo libero arbitrio, più amo incondizionatamente. Perché, perché si esce dal giudizio, <laughs> perché se è incondizionato, significa che non ci sono condizioni, e se non ci sono condizioni, vuol dire che non ci sono aspetti giudicanti Marco eh, diciamo che da qui potremmo anche capire quanto sia ancora più deleterio quello che ci ricordava anche Massimo quasi inizio trasmissione citandolo è quello che anch'io cito spesso il pregiudizio cioè lì siamo ancora uno step ancora precedente quindi se già il giudizio eh, come dicevi tu può essere così deleterio proviamo solo a immaginare che cosa possa essere e quanti danni possa realmente fare il pregiudizio che vuol dire per assurdo giudicare ancora prima di poter che ne so aver visto il fatto aver preso cognizione di tutte le informazioni che mi servono che mi sono necessarie giudicare magari una persona solo perché l'ho guardata in faccia o solo perché gli ho sentito dire una frase e quindi io già so vita, morte, miracoli mi sento in diritto di, eh, di dire tutto su quella persona come se la conoscessi da 40 anni ecco diciamo che se, se si vuole percorrere il, eh, il senso in entrambi i versi se quelli che citavi tu sono il eh, l'ambito punto di arrivo dalla parte diametralmente opposta della, del traguardo c'è appunto lo, il pregiudizio e non è sempre lineare questo percorso cioè si può anche partire dal centro e se non si sta molto attenti spostarsi più verso la parte del giudizio e poi del pregiudizio che non viceversa sempre per quello che dicevi tu prima Serena è più facile è molto più facile invece che perdere tempo a ascoltare una persona, conoscerla, capirla e poi forse magari provare a dare un giudizio e già non sarebbe la cosa ottimale. È molto più semplice. Io guardo uno in faccia, schiocco le dita e magicamente posso già compilare una sorta di fedina penale perché io già so tutto di quella persona lì e posso, posso permettermi di dire la qualsiasi quindi è semplicissimo perché no perché mai fare la fatica è meglio andare appunto come citavi prima perché funziona così tanto oltre all'aspetto professionale ma perché anche lì paradossalmente può venire più facile aprirsi nei confronti di un estraneo che non di una persona che, che ti conosce Dice: ma strana come cosa perché soprattutto sono cose intime magari riservate Beh, uno dovrebbe avere più difficoltà a parlarne con un estraneo che, che non con una persona col quale magari è abituato a confidarsi col quale ha più confidenza Beh, intanto appunto uno già di partenza si aspetta che quell'altra persona non la giudichi o, se anche la giudica, diceva chi se ne frega, tanto io questo non lo vedo più, quindi <ride> che la pensi un po' come vuole, quindi l'altro invece mi tocca rivederlo tutti i giorni e quindi magari ho paura di quel giudizio e quindi ho anche paura ad aprirmi perché non, non voglio poi che magari lui, pensi ma, lui o lei pensi male di me, si faccia un'idea sbagliata di me o possa rinfacciarmi un domani questa cosa. E allo stesso tempo, l'altra la, parte comodissima è quella del fatto che un po' come i testimoni oculari, quando parlo con un estraneo, gli racconto un po' quello che voglio io. <ride> quindi posso tranquillamente mettere o omettere tante cose, che magari, mettiamola così, Marco, per usare un eufemismo, non pendono a mio favore. <laughs> però perdonami, però anche quando conosciamo bene l'altra persona, cerchiamo di omettere magari, non è che diciamo magari una falsità, però omettiamo delle verità, perché sappiamo che se diciamo tutto, magari qualcosina potrebbe eh, eh, l'altra persona sappiamo che ci giudica già a priori. E quindi sì. cosa succede? Sì, ometto sì, no, di sì, dire no. una parte della verità. Non è che ti dico bugie, ometto. Sì. <ride> e quindi. Marco, c'è un commento di Gabriella, ecco, grazie, eh, che ci dice appunto: pensate cosa sono i giudizi e anche i pregiudizi degli adulti per i bambini. Esatto. Quando magari si dice sei piccolo, non puoi capire, non sei capace, e il bambino magari continua a dire: Ma oh, voglio provare, voglio fare. E si dice: No, perché? Perché sei piccolo. Non puoi capire. Quante volte, per esempio, vi succede anche con gli adulti che vi stanno raccontando qualcosa che è successo e ti dicono: Non puoi capire. cioè già a priori sentenziano che tu quella cosa. Cioè, è, è troppo forte, è troppo grande perché tu la possa, uh, la possa comprendere, no? Cioè, proprio ti tagliano fuori, ti giudicano già loro. E dice: No, ma è nel modo di dire sì, ma il modo di dire significa che nell'inconscio della persona c'è il fatto di dire: Sai, io sono superiore a te perché io ho affrontato delle cose che tu non hai mai affrontato. Quindi io sono superiore a te, cioè mi sto giudicando e sto pregiudicando te che non puoi essere alla mia altezza. Uh, scusa, leggo il commento di Massimo che hai messo. Si può collegare il giudizio inquinato ovviamente dal proprio vissuto alla mancanza dell'ascolto, del silenzio? Io collego la puntata precedente. Intanto grazie Massimo per questo collegamento, quindi significa qualcuno ha ascoltato? <ride> no, se, intanto grazie mille veramente per questo collegamento. Io direi di sì perché poi magari voglio sentire anche Marco. E secondo me sì perché mh, quando noi non ascoltiamo nel silenzio significa che stiamo mettendo le nostre emozioni, le nostre credenze, i nostri condizionamenti e quindi è sempre un giudizio e un, o un pregiudizio. Quindi direi assolutamente sì. Non so, te Marco, cosa ne pensi in merito? O se vuoi aggiungere sì. qualcosa? Eh sì, mh, penso sia proprio, mh, anzi, più che possibile, una quasi certezza, cioè è proprio così. Uh, L'esempio, per esempio, <ride> che si faceva all'inizio dei testimoni oculari che poi raccontano. E, e, e sono sicuri di dire il vero ma appunto non è che lo fanno consapevolmente cioè la macchina era rossa e, e quella persona dice eh, sì sì sono sicuro era gialla in realtà però non è che sta mentendo o eh, sta sparando a caso perché non vuole dire non me lo ricordo è realmente convinta che sia gialla e per esclusione se quel colore giallo non è arrivato da un dato esterno, quindi da, dalla macchina agli occhi che poi hanno dato l'informazione al cervello, vuol dire che quell'informazione è arrivata da un'altra parte. E se non è arrivata dall'esterno, deve necessariamente essere arrivata dall'interno. E qui arriviamo appunto a quel famoso silenzio o vocina interiore. Che appunto non è necessariamente consapevole a livello consapevole, soprattutto sui dettagli, paradossalmente. E, e poi sappiamo che però i dettagli tante volte fanno la differenza. E, e quindi, per quello che dicevo, più che una possibilità, direi proprio che quello che diceva Massimo è, è quasi una certezza: fosse anche solo proprio per una questione, andando ad esclusione, e se quel colore fuori non c'è ma nella mia testa si è innestato quel giallo lì e qualcuno ce l'ha messo. Se, se non l'ha messo l'esterno, vuol dire che necessariamente deve essere stato qualcosa dall'interno. E su quello che diceva invece Gabriella sui bambini, mi era piaciuto molto anche quello. E la prima cosa che mi è venuta in mente è provare a fare il viceversa, no? E dire, ma e, e i bambini invece cosa fanno? Giudicano loro. E in effetti no, perché se uno pensa a un bambino che guarda un adulto, la maggior parte delle volte, anche quando gli vede fare delle cose completamente idiote, senza senso, il bambino in realtà il più delle volte non lo giudica, ma rimane lì basito, cioè senza parole. Lo guarda come per dire ma che, che, che cosa stai dicendo. E, e di fatti la domanda che fa più spesso un bambino a un, un adulto è ma perché? Come dire, ma perché stai facendo questa cosa? Stai pensando questa cosa? Che non c'è un motivo, ma che è, è, è diverso dal giudizio, cioè, è proprio il non capire, vedere una cosa come totalmente innaturale e senza logica, soprattutto perché il bambino viaggia con quella e il bambino non ha ancora studiato, non ha memorizzato, non ha non ha nulla, è, ha un, per sua fortuna una scatola tra virgolette vuota, ma con lo strumento principale, quindi mh, quel vuoto lì non è un'assenza negativa, Tra virgolette, è un ordine, e, e cosa c'è di più ordinato di una stanza vuota? Cioè è perfetta, <ride> c'è cioè, neanche uno spillo fuori posto, il che non vuol dire che poi non sia bella arredarla, agghindarla, abbellirla, quello lo si farà col tempo, ovvio che poi dipende dalla qualità della roba che ci si mette dentro, cioè non, in questo caso la quantità non è necessariamente direttamente proporzionale alla, alla qualità di quello che ci si mette dentro, e per quello diciamo che forse il bambino, soprattutto perché all'inizio parte molto avvantaggiato, non ha nessun tipo di filtro, Vede le cose esattamente per quello che sono e le valuta non le giudica, ma le valuta e cerca di comprenderle semplicemente usando la logica. Non ha altri strumenti, anche volendo, non gli è stata insegnata nessuna materia. Quindi può ragionare solo su quello che è logico, non ce la fa ragionare su qualcosa che è illogico, neanche volendo, e da questo punto di vista sono fantastici perché. Certe risposte che uno gli darebbe dei primi Nobel ogni volta, Marco. C'è l'altro commento di Francesco: è scritto Non giudicate, non sarete giudicati, ma alla fine tutti giudicano, sempre in special modo quelli che si ergono a paladini del bene. E allora, come si fa? Eh, allora, qua c'è anche tutto il discorso della sviluppate il senso critico, cioè. Voi per primi, non voi, mi ci metto in mezzo anch'io ovviamente. Noi per primi non dobbiamo uh, giudicare perché eh, non dobbiamo guardare gli altri. Cioè, infatti, Gesù dice non giudicate per non essere giudicati. Quindi, guardiamo noi, non giudichiamo noi loro. Ecco, partiamo da, uh, da, questo, da questo presupposto. E, Sempre per chi ha visto Harry Potter, che come sapete io ogni tanto tiro fuori i film, beh io direi che l'emblema della persona che non giudica assolutamente è Luna Lovegood. Voi guardate Luna anche quando cercano di stigarla magari per prenderla in giro, cose, lei in realtà constata le cose, anzi poi ci trova sempre anche il lato positivo. In quello che fanno o che dicono gli altri uh, di lei. Quindi non si fa influenzare da quello che è il giudizio, infatti, tutti la prendono in giro, dicono che è pazza, che è... infatti la chiamano lunatica Love Good, ma lei cioè lo prende così come una constatazione di quelle persone. Quindi non, uh, non si fa assolutamente. Uh, influenzare da questo da questi aspetti negativi quindi ecco questo è un po eh, come ci dobbiamo comportare noi cioè dobbiamo essere noi i primi a non giudicare quelle persone poi eh, ripeto come abbiamo detto prima eh, un conto è il giudizio un conto è la constatazione cioè la constatazione è, è, è la descrizione oggettiva della situazione. Il giudizio è metterci la propria emozione le eh, e, e, propria, mh, e la soggettività, cioè quello che penso io, ma che è diverso dall'oggettività, uh, dall e quindi dall'aspetto uh, reale. Ecco, noi, i, noi mettiamo sempre la nostra verità. La realtà se, ci, se è... ci sono più aggettivi che soggetti, vuol dire che c'è qualcosa che <ride> sì, in, re, in realtà la realtà è oggettiva, la verità è soggettiva. Ecco, questa è la differenza. Ecco perché la verità di tutti eh, magari ci dice com'è com la realtà, <ride> la realtà è in assoluto. Marco, ci stiamo ovviamente avviando alle conclusioni, anche stasera insomma abbiamo già abbiamo trascorso quest'ora in compagnia degli amici che sono in chat, che ci stanno ascoltando e che ovviamente ringraziamo tantissimo. E Perché quindi Marco... Francesco, volevo, volevo appunto sfruttare questo bel commento che ci faceva Francesco e questa domanda. Beh, in quell'esempio... Per esempio, <ride> eh, fino a che ne disquisivano, ci avevano tutti da dire. Quando poi diceva cioè, allora, voi dite che è così. Vabbè, allora facciamo una prova: chi è senza peccato scagli la prima pietra quindi li ha spinti tutti quanti a smettere di parlare e a fare qualcosa. Eh, il famoso fate qualcosa. <ride> E, dice, e lui ha ribaltato e ha detto fatelo voi qualcosa, adesso vediamo e, e lì magicamente salvo che nel remake di Fantozzi non è partita nemmeno una pietra e, e perché perché sostanzialmente c'è stata una spinta quasi indotta e mh, immediata a dire smetti di guardare fuori allora io adesso ti dico di fare un gesto, un'azione, ma deve essere condizionata a qualcosa che tu hai dentro. Non puoi più guardare fuori. Allora io ti dico, se tu sei senza peccato, allora a quel punto scagliala la pietra. Questo mi obbliga mentalmente, per capire se io la devo scagliare o no, non ho più possibilità di guardare fuori, sono obbligato a quel punto a guardare dentro. E quindi cosa succede che o per pigrizia non guardo dentro e però a quel punto dice vabbè, non sapendo evito per altrettanta pigrizia di fare il gesto e o se no sei obbligato a invertire lo sguardo perché è l'unico modo che hai per capire se la devi tirare o no quella pietra lì e lì è finita la discussione, perché lì infatti prende e se ne va. <ride> Li molla tutti lì <ride> e se ne va perché è finita la discussione. E quindi poi questo è sempre un buon modo per discernere le cose. Cioè, eh, sì, va bene, tutto giusto. Fammelo vedere. Quindi, mm, eh, spingere all'azione, no? Tutto benissimo. Dopodiché vediamo, oltre a quello che dici, quello che fai. E qui sì, eh, l'altro era questo bellissimo commento di Saura, per riferito ai bambini della serie Perché lo fai? Sì, ti guarda esattamente, sembra che c'è scritto negli occhi, come, ma perché stai facendo questa cosa brutto, ignorante? <ride> Sono bellissimi. E questa era l'altra cosa oggettiva, anche qui sui colori mi è venuta in mente la, la famosa battuta su... Adesso mi, mi sono scordato il termine, quelli che vedono i colori in un altro modo, i eh... daltonici, eh, esattamente, e tu prova a chiedergli a quello lì se, se, se è vero che quello è proprio verde, e quello mica ti dice una bugia, per lui è verde quello lì, e per l'altro è rosso, per l'altro è rosso, eh, ma lui ti dirà che è verde, mica, mica... Cioè, non, non ti vuole imbrogliare. E sta cosa che diceva poi sui pantoni, meravigliosa da verificare se uno dovesse ristrutturare casa o commissionare dei, dei lavori. Ah, si, è, è bellissimo: lì si apre un mondo bellissimo perché per ognuno è il colore giusto, è il colore perfetto anche quando non c'entra niente. Quella è veramente fantastica. Un'ora è sempre troppo poca. Allora, attenzione perché questa è una grande provocazione, Marco. Il problema è che <laughs> Massimo Caro. Stai parlando con due che non sono per niente sintetici quindi potremmo stare qua fino a domani mattina, ma forse è meglio che riusciamo a rimanere sempre nei tempi. e Sì, Francesco. Allora è vero, non sa, so, eh, insomma. Mh, discorso chissà in quanti avranno compreso il messaggio del cristo però è anche vero che dobbiamo partire da noi cioè alla fine dobbiamo sempre partire da noi quindi tra virgolette indipendentemente da quello che hanno compreso gli altri noi possiamo dare solo l'esempio perché loro possano eh, possano comprendere la gabri ci dice maratona sì, eh, è ma... mentano, <ride> facciamo una maratona anche <ride> Esatto, Eh, magari si sa mai. Facciamo la 24 ore di Mr. TV. Potremmo fare una roba così un giorno. Questa è vera, eh. questa che diceva Massimo. È vero, non l'avevo collegata. Effettivamente, quando diceva anche Craxi ha usato lo, lo stesso sistema durante una seduta parlamentare. È vero, quella volta quando in Parlamento quella famosa frase quando disse. Uh, se c'è qualcuno qui in aula che può alzarsi in piedi e sotto giuramento dire di non aver mai preso un centesimo è alla fine molto simile a, a quel discorso di, di, di qualche millennio fa e di fatti non si alzò assolutamente nessuno né, né in positivo né in negativo nessuno fiatò e, effettivamente sì, sì con tutti i dovuti ovviamente con tutte le dovute proporzioni però sì, eh, è vero, effettivamente è stata la, la reazione: è stata esattamente la stessa. Vero. Marco, ci stanno provocando per continuare. Intanto, ciao, Rosangela, grazie per essere qua con noi. E, insomma, diamo uno spoiler, Marco: diciamo che Rosangela sarà prossimamente di nuovo nostra ospite. Quindi... Abbiamo fatto un Rosangela bis esatto. Francesca invece ci dice: Allora, vorrei giudicare il vostro modo di condurre le vostre trasmissioni. Complimenti per la vostra pacatezza e cultura. Grazie, ovviamente, Francesco, perché questo aumenta un po' il nostro ego. Quindi, grazie per contribuire a, a questo, però devo dire anche. Uh, scagliare ovviamente una freccia a favore di chi come te sta qui con noi ad ascoltarci perché ci date sempre degli spunti molto molto interessanti e quindi insomma riusciamo a a, a parlarne bene, cosa che c'è questa? è la mia, la mia è una provocazione istigatrice, riflettere con voi è sempre un piacere Beh, per noi ti sì, ringrazio vabbè, fermatevi però un'ora perché <ride> Eh, no, calma, non mi prendete la retta <ride> no perché veramente noi se ci istigate noi veramente andiamo avanti per ore senza mai fermarci io, infatti quando faccio le conferenze dal vivo dico sempre ragazzi mi dovete fermare voi perché io tra che vivo senza orologio e poi quando parlo di argomenti che mi piacciono praticamente continuo fermatemi ecco qua diciamo che per lo meno finché noi registriamo riusciamo a vedere i minuti che passano. <ride> Abbiamo... eh, allora, per per no. i coraggiosi che hanno resistito fino adesso e, e ci hanno sopportato fino adesso, riveliamo un, uh, un dietro le quinte proprio sul fatto della durata dei video. È stato una volta, un anno, due anni fa, non mi ricordo neanche più. Uh, feci uno stampo omissis nel quale ero particolarmente alterato con quello che stava succedendo da parte del, del governo e giusto per farvi capire penso sia durato tipo due tre ore una roba del genere da solo poi di monologo quindi proprio me la cantavo e me la suonavo senza neanche che qualcuno mi facesse delle domande e, e, e quando ho finito quella diretta ho preso la chat de, del gruppo nostro ed è stato ah vedi che Gabriella se la ricorda due ore e mezza <ride> ed è stato bellissimo perché nel frattempo c'erano i messaggi chat ah ma guardate che Marco è ancora in diretta oh ma è ancora in diretta Marco ah ma guardate che Marco non ha chiuso <ride> beh alla fine di questi messaggi c'era un bellissimo abbattetelo <ride> <ride> che avevano paura, che veramente facevano una sorta di maratona alla mentana, quindi avevano allertato i cecchini sui tetti, erano pronti ad abbattermi. Allo scadere delle tre ore erano pronti a sparare. Magari la proponiamo un sabato, una domenica o una notte ovviamente che, che sia festiva di fare questa maratona e scegliete voi gli argomenti di cui volete che parliamo. Ovviamente magari Marco anche con qualche ospite perché magari dobbiamo un attimino anche riposarci sì. ogni tanto. Volentieri. Allora, ragazzi, anche stasera siete stati meravigliosi, grazie veramente di cuore per essere stati qua con Verdi noi. Ma... C'è una domanda oh. dove, Beh, dove? Cioè, qui, qui, qui si può dire che nel confronto del giudizio siamo tutti uguali. Beh, in realtà sì, nel senso che tutti comunque eh, io credo siano veramente rare le persone che non mettono giudizio in. Uh, nelle proprie considerazioni lo possiamo fare ovviamente se ci diamo una mano tutti quanti insieme e allora riusciamo a uscire dal giudizio, ma senza giudicarci, cioè facendo una constatazione, punto e basta, che non è semplice perché poi uno dice: eh, Ma quando è che sto solo constatando e non ti sto giudicando? Punto di domanda. E eh, lì si apre un altro capitolo. E tutto solo quando uno non è consapevole. Cioè, sì. Se io so di essere, per esempio, di avere una fobia o di avere una particolare simpatia o di avere un'idea molto forte, è molto probabile che su determinati temi il mio giudizio sarà influenzato da quello. Già il fatto di rendermene conto, di saperlo in maniera cosciente, consapevole, mi aiuta. Perché so che quando sto esprimendo a quel punto un'idea su un argomento o provo una sensazione nei confronti di un'altra persona che può essere di simpatia o di antipatia, beh, può essere viziata da questa cosa qui. E quindi mi porto dietro quel famoso dubbio, a maggior ragione, se io so che quella roba può essere viziata da questa cosa qui beh questo aiuta ovviamente io dico spessissimo che non mi fa tanta paura la persona in mala fede o il farabutto con quello ci si può organizzare a me fa molta più paura lo stupido il matto perché con quello non ci puoi ragionare cioè, quello in buona fede paradossalmente è molto peggio mi spaventa di più perché è più pericoloso cioè quindi, da questo punto di vista, quello penso che possa aiutare. Allora, c'è Massimo che si scusa per non essere sempre in diretta con noi, ma noi invece Ci ti mancheremo. ringraziamo per esserci sempre, anche quando non siamo in diretta. Allora, Marco, siamo in conclusione? Dai, chiudi tu. Chiudo. Allora, <ride> <scli> <ride> mandiamo a buio come, come si faceva una volta. No, 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 non ce l'ho la schermata, quella lì dei mille colori col fischio sotto che si mandava in televisione, quindi dai, proverò a dire una roba, <ride> dire una roba veloce. Eh, non è un caso se, non so se ti ricordi Serena, avevamo fatto anche una puntata eh, sulla grossa differenza che c'è fra uguaglianza ed eguaglianza. E in quella puntata avevamo citato proprio i tribunali, dove avevamo detto che c'è la scritta dietro il giudice solitamente che dice che la legge è uguale per tutti, che sono quelle famose regole, giuste o no, non lo si sa, ma uguali per tutti proprio perché almeno sono sicure. E invece la dicitura per quanto riguardava le persone che siamo tutti eguali davanti alla legge. E quindi già questa differenza ci dovrebbe portare a capire che anche lì eh, non neanche implicitamente, ma esplicitamente nel luogo deputato al giudizio si ammette comunque di non poterlo fare in maniera Empirica, perché l'unica cosa che può essere uguale e, 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 e diciamo inoppugnabile è la legge, ma né il giudizio né il giudicato lo possono mai essere proprio perché siamo tutti diversi e siamo fallibili. Eh beh, eh, e meno male che, insomma, viene, la legge viene poi declinata individualmente, ovviamente, sempre con buon senso in, in coscienza. Ovviamente della, in scienza, del, e coscienza. scienza e coscienza e <ride> coscienza, esatto. Allora, Marco. Grazie anche per questa chiusura. Come sempre, ovviamente, come vedete, Marco fa il messaggino promozionale. Se... Faccio tutto, mica io faccio tutto. 10 euro io faccio tutto. <ride> <ride> Guarda, metto anche Lughino, bello Lughino. <ride> Se vi piace il video ovviamente mettete un like, condividetelo con le persone che pensate insomma, siano interessate a questi argomenti oppure come dice sempre Marco ovviamente nelle sue campagne marketing condividetelo anche con le persone che vi stanno antipatiche così insomma. Fate un favore a tutti quanti. Eh, allora, grazie invece di, di tutto, grazie di cuore a tutti quanti. Noi la settimana prossima sempre, però... Grazie, grazie che graziella. Esatto, noi però la settimana prossima non ci vediamo mercoledì, ma ci vediamo venerdì con il cittadino sovrano, perché ci sarà un ospite e quindi insomma... Uh, abbiamo spostato la data per uh, dare l'opportunità a questa persona di essere presente in diretta. Quindi settimana prossima, martedì pausa, ma ci vediamo venerdì. Grazie a tutti, grazie Marco. Grazie a voi. Buonanotte e sigla. Eh, adesso facevo partire quella sbagliata, è eh, cosa mi sentivo dire? Adesso sigla, quella giusta.